quando io ho dato al cittadino il reddito di cittadinanza, io ho rafforzato la posizione del contraente più debole. Per cui quando al lavoratore non gli offriamo un contratto di lavoro, non è che lui lo accetta perché è costretto ad accettarlo a qualunque condizione, perché sennò non può campare. Questo ricatto noi lo possiamo eliminare solo se gli diamo la libertà dai bisogni essenziali. Il reddito di cittadinanza significa garantire ad ogni cittadino la certezza che lui può disporre dei mezzi di prima necessità.